Ehi, benvenuto ad un nuovo video. A Natale le persone si riuniscono per aprire regali e per mangiare tutti insieme. Questi regali provengono da Babbo Natale, un uomo con una barba bianca e dei baffi che vive da qualche parte in Finlandia, oppure in Groenlandia. Nel video di oggi ti mostreremo 10 volte dove Babbo Natale è stato catturato dalle telecamere. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Durante la vigilia di Natale, il padre di famiglia guarda fuori la finestra e vede un Babbo Natale che cammina in giro con una borsa piena di regali. Lo dice immediatamente ai suoi bambini e tutti decidono di guardare fuori. Babbo Natale all'inizio sembra che vada dalla famiglia che vive dall'altra parte della strada, quindi decidono di rientrare di dentro, ma qualche minuto dopo riescono ancora e vedono Babbo Natale nell'angolo della loro casa. Sembra che questo Babbo Natale abbia messo immediatamente i regali e sia scappato via, per portarli anche ad altre famiglie. È piuttosto bello riuscire a vedere Babbo Natale per un po', visto che non tutti sono così fortunati. Hai mai visto Babbo Natale? Fammelo sapere nei commenti. Numero 9. Nel video seguente vediamo Babbo Natale che scende da un camino dentro la sala da pranzo di una casa. Ha portato con sé un sacco di regali nel suo sacco e ha deciso di riempire le calze appese vicino al camino. Ma Babbo Natale non era da solo, perché dopo un po' decide di aprire la porta d'ingresso e riusciamo a vedere Rudolf la renna. Non so quale sia il significato di questo. Rudolf probabilmente era stanco di aspettare sul tetto e ha deciso di entrare dentro. Dopo che Babbo Natale ha lasciato tutti i regali, ha deciso di rientrare nel camino e all'improvviso scompare nel nulla. Ovviamente avrebbe potuto passare per la porta d'ingresso, ma Babbo Natale è conosciuto per passare nei camini e il resto delle sue renne probabilmente aspettavano sul tetto. Numero 8. In questo video del 2012 vediamo Babbo Natale che entra in una casa dalla porta d'ingresso e prima di camminare nella sala da pranzo sale per le scale dove tutti stanno dormendo, prende diversi regali dal suo sacco e li poggia sotto l'albero natalizio, ma all'improvviso sente qualcuno che cammina giù le scale e decide di nascondersi. Colui che ha caricato il video pensava di aver sentito un intruso e decide di andare a controllare, però non ha trovato nessuno, ma nel video riusciamo a vedere che in verità era Babbo Natale. L'uomo aveva messo una telecamera di sicurezza in casa sua e quando ha deciso di riguardare le immagini con sua figlia di 7 anni hanno visto che non era un intruso ma Babbo Natale. L'uomo ha caricato il video su YouTube per poter provare che Babbo Natale esiste. Numero 7. Come saprai, le renne non possono volare, ma quando parliamo delle renne di Babbo Natale ci riescono, visto che sono speciali. Possono volare molto lontano e anche molto in alto. È un modo molto conveniente per Babbo Natale per poter viaggiare in aria con la sua slitta, così da non essere notato facilmente. In questo video, un uomo chiamato Bobek cattura Babbo Natale con la sua telecamera mentre vola verso la sua prossima destinazione, anche se si dice che Babbo Natale sia stato beccato diverse volte, anche in Irlanda, durante la vigilia di Natale. Babbo Natale si è visto con le sue renne e la sua slitta due diverse volte da un aeroplano. In questo video le renne si trovano sul tetto di una casa mentre aspettano che Babbo Natale finisca di mettere i regali sotto l'albero. Non vedi l'ora che arrivi Natale? Fammelo sapere nei commenti. Numero 6. Nel prossimo video del 2016 vediamo un Babbo Natale che cammina dentro un ospedale da qualche parte nella città americana di Atlanta. Sembra che Babbo Natale era già a conoscenza del Kojona, perché ad un certo punto utilizza del gel disinfettante sulle sue mani, si siede da qualche parte e decide di mangiare qualcosa. Babbo Natale sembra essere tutto solo nell'ospedale ed è in ricerca di tutti gli alberi di Natale del palazzo per poter lasciare dei regali. Dopo circa 2 ore decide di uscire per andare alla sua prossima destinazione. Sembra che nessuno abbia notato Babbo Natale, ma è stato registrato dalle telecamere di sicurezza. A quanto pare era anche un ospedale dei bambini, quindi penso che loro siano rimasti molto felici nel vedere tutti questi regali. Numero 5.
In questo video, Babbo Natale sembra essere pronto per lasciare il Polo Nord il giorno prima di Natale. Sembra che facesse molto freddo ed aveva nevicato anche tanto. Come vediamo nel video, Babbo Natale si siede sulla sua slitta e si lascia trainare da Rudolph la renna. La storia dice che Babbo Natale abbia allenato molto Rudolph e che siano pronti per rendere tutti i bambini del mondo felici con i suoi regali. Non ci sono tanti video di Babbo Natale nella sua città natale, quindi il fatto che possiamo vederlo insieme a Rudolph la renna è piuttosto speciale. Inoltre, nonostante faccia sicuramente freddo, l'atmosfera bianca dove abita Babbo Natale lascia piuttosto senza fiato. Numero 4. Una famiglia in America ha deciso di installare una telecamera per vedere se riuscivano a beccare Babbo Natale mentre consegnava i regali. Ed erano piuttosto fortunati perché ad un certo punto Babbo Natale compare in un modo piuttosto magico. La famiglia aveva lasciato dei biscotti e un bicchiere di latte per Babbo Natale e dopo aver mangiato e bevuto tutto, decide di svuotare un sacco pieno di regali vicino all'albero di Natale. Questa volta Babbo Natale aveva portato dei grandi regali, il che significa che i bambini probabilmente erano stati buoni tutto l'anno. Dopo aver lasciato tutto, Babbo Natale guarda la telecamera e si spaventa. Aveva capito subito che era stato beccato mentre mostrava i suoi poteri magici. Guarda ancora la telecamera, augura un buon Natale a tutti e scompare di nuovo. Numero 3. Il video seguente è stato filmato nel 1996. Effetti speciali di YouTube non esistevano ancora. L'uomo nel video dice che lui e suo fratello stavano visitando il loro padre malato a Natale. Ad un certo punto sentono le campane di Natale da fuori e suo fratello va a dare un'occhiata. L'uomo decide di dare un'occhiata pure lui, ma a quanto pare Babbo Natale era già in casa. Cammina dentro la sala da pranzo e vede Babbo Natale che cammina verso il letto del padre. Babbo Natale scompare in un modo inspiegabile e tutto ciò che ha lasciato erano dei regali, mentre diceva Buon Natale prima che scomparisse. Tante persone nei commenti pensano che questo sia una prova che Babbo Natale esista davvero, perché il video è stato registrato nel 1996. Numero 2. La famiglia che vive in questa casa aveva una telecamera di sicurezza per vedere se riuscivano a beccare Babbo Natale durante la vigilia di Natale. Come puoi vedere, Babbo Natale si trova sulla parte sinistra del muro, ma non era da solo perché se guardi attentamente vediamo anche Rudolph la renna. Ma quello che succede successivamente è piuttosto incredibile. Babbo Natale cammina verso la porta e sapeva già come entrare. Vediamo quello che Babbo Natale fa appena dentro, visto che c'erano delle telecamere anche lì. Babbo Natale svuota il bicchiere di latte e mangia i biscotti che si trovavano vicino all'albero di Natale. Decide di metterci sotto un sacco di regali. Quanto è figo una cosa del genere. La mattina dopo, la famiglia ha potuto dimostrare ai suoi bambini che Babbo Natale era passato da lì. Numero 1. Vediamo Babbo Natale che vola nel cielo insieme alle sue renne e la sua slitta verso la prossima destinazione. A quanto pare è stato registrato da un uomo chiamato Paul Mori nella città americana di New York. A quanto pare Babbo Natale si stava preparando per la vigilia di Natale ed era diretto verso un altro paese. L'uomo che ha filmato il video è stato intervistato spiegando come il video sia reale. Ci sono anche diverse persone che dicono di aver visto Babbo Natale nel cielo lo stesso giorno, quindi penso che sia fantastico che abbiano beccato Babbo Natale con le telecamere durante il giorno. Questo video è stato guardato milioni di volte. Ti piace il Natale? Che regali vorresti ricevere? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premi uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.